Eccoci qua, allora partiamo subito a razzo, Vito. Perché le ragazze non ti vogliono? Questo è un titolo veramente tosto, eh? Sì, diciamo che ho scelto un titolo brutale, proprio nudo e crudo. Nudo e crudo perché mi è entrata una consulenza, ho iniziato diciamo questa consulenza con questo ragazzo, prima consulenza. Già se ne sono prenotate delle altre perché sa che ne ha veramente bisogno. Perché questo? Perché parte da meno zero, da meno 10, ecco. E quindi ha bisogno di fare un certo tipo di percorso. E lui, nella prima chiamata, mi ha detto, perché non mi vuole nessuno. E quindi questo mi ha fatto pensare, perché le ragazze non vogliono questa persona? E ho ipotizzato alcuni punti che secondo me possono essere utili per un po' tutta la nostra community. Vai. Il primo è sicuramente il fatto che abbiamo aspettative irrealistiche. Cioè, parliamoci chiaro, ragazzi, magari siamo in una condizione estetica piuttosto che di intelligenza sociale, di mindset, di metodo che magari non è per niente forte, che non è per niente strutturato in una certa maniera, e aspiriamo ad avere Megan Gale o Monica Bellucci, che ne so, qualsiasi tipo di VIP alla vetta della celebrità. È chiaro che non arriverà perché stiamo puntando troppo in alto in correlazione a quello che è il nostro livello. E quindi magari noi cerchiamo di ambire a qualcosa che oggi è assolutamente irrealistico. Questo non ci fa ottenere risultati, perché appunto le ragazze che magari noi vogliamo, quello specifico target, non arriva, semplicemente perché non abbiamo ancora quelle abilità per poterle ottenere. Assolutamente tutti possono sì. sicuramente migliorare quello che è il loro stato, ma partire con un atteggiamento irrealistico è fallimentare e ci fa rimanere fermi nel posto in cui ci troviamo, e cioè rimanere a zero. Assolutamente. Al punto 2, io ci metto dentro il fatto che appunto sono negativi. Partire con non mi vuole nessuna è pesante, no? Sì, assolutamente. E infatti mindset tossico. Sì. Sì, sì. Cioè, se tu non curi quello che tu pensi, quello che coltivi dentro di te a livello di convinzioni, a livello di credenze, è chiaro che questo poi influenza anche l'interazione con le altre persone. Mi fai venire in mente un altro studente, adesso parlando di queste cose, che lui è estremamente negativo, e quando riceve rifiuti diventa assolutamente anche proprio cattivo con la ragazza che lo rifiuta. La ragazza che lo rifiuta. Ed è una cosa che è veramente aberrante, perché purtroppo poi queste persone, se non, tra virgolette, correggono il tiro, rischiano poi di odiare le donne. Ed è la cosa più becera in assoluto che ci può essere. Sì. Sì, sì, questa reazione negativa, questa reazione emotiva negativa che respinge e che fa diventare proprio persone cattive. Un altro motivo, secondo me, è perché non pensano di farcela. Perché anche quelli che ci fai caso, anche quelli che puntano troppo in alto, se tu li mettessi davanti veramente la ragazza fighissima, troverebbero delle scuse per diciamo, non far niente, per dire no, ma non è abbastanza figa. Quindi sono insicuri, come giustamente dici, sono insicuri delle proprie potenzialità, perché magari le potenzialità ci sono, magari sono anche inespresse, però gli strumenti esistono, sono tangibili, semplicemente non si stanno mettendo in pratica, non si stanno innescando, non si mettono in atto, e questo anche ti porta ad avere zero situazioni, e quindi le ragazze non ti vogliono. Assolutamente. Grazie, Vito. Ciao Steve, alla prossima, ciao ciao.